Sì, qui mi chiedono le trasmissioni. Tutte le trasmissioni di Radio Gamma 5 vengono sempre registrate. C'è qualche conduttore che effettivamente le può registrare. Nella fattispecie le mie sono sul sito www.lastoriavariscritta.it. Per questo ringrazio Luigi Spolverato. Grazie perché lui, tramite appunto un passaggio che facciamo, le salva su questo sito e possono essere riascoltate, per cui tutte le trasmissioni, sì, esatto, 135 finale, possono essere riascoltate, e come anche questa, la trasmissione di questa sera o quella della settimana precedente, certo. Quindi di nuovo www.lastoriavariscritta.it, c'è la sezione podcast e lì ci sono tutte le trasmissioni di Tiferet. Tutte, che poi non sono tantissime, sono qui da credo 3 anni, 3 anni e mezzo. Ma sono un'ascoltatrice da quando ero bimba. Allora, questa sera il periodo è veramente particolare, chiaro, stiamo vivendo qualcosa di, credo, di unico, qualcosa che verrà scritto nella storia, qualcosa che ci porta a riflettere, credo, tanto, tanto su noi stessi, tanto sulla nostra vita. Credo che sia una grande, al di là di tutto quello che sta succedendo, e per questo credo che sia doveroso ringraziare i medici che in questo momento stanno in prima linea, tutti quelli che possono essere la protezione civile e anche magari le forze dell'ordine che vivono situazioni che sono veramente difficili. Per noi, chiaro, viene chiesto questo sacrificio per noi che, tra virgolette, stiamo bene, nel senso che non siamo definiti quelli positivi, quelli definiti in quarantena. Abbiamo questa fatica della libertà che ci viene tolta, no? Questa cosa molto particolare che stiamo vivendo in questo periodo. Credo che sia importante vederla sotto un altro punto di vista. Credo che invece di arrabbiarci, beh, forse se ci arrabbiamo, poi magari ne parleremo proprio con l'ospite questa sera, dovremmo andare a sentire quella rabbia da dove parte, che cos'è. E se invece non abbiamo quella rabbia, dobbiamo pensare di poter investire questo tempo magari in modo diverso, creare degli spazi di solitudine dentro di noi, dove è possibile sentirci e magari anche assaporare quella gioia, perché spesso chi fa meditazione o chi ha fatto meditazione, chi conosce certe pratiche, sa benissimo che creando uno spazio dentro di noi abbiamo la possibilità di arrivare ad una fonte e quella fonte è ricca di gioia, di serenità, di forza interiore. È un punto dove noi riusciamo ad essere centrati. L'unica cosa è magari molte volte lasciarsi andare. Chi magari riesce a meditare è un buon modo per far silenzio, per fare quello che in tutti i grandi libri mistici si dice far silenzio. Un silenzio è davvero difficile farlo, non è così semplice, perché la mente è quello che si dice radioscimmia, parla, 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 ci dice tante cose, ci giudica, ci dice un sacco di cosine e noi molte volte non dovremmo neanche ascoltarle o dovremmo lasciarle andare, anzi, soprattutto non dovremmo giudicare quei pensieri, fino a che non esiste appunto quel punto di profondo silenzio per sentire noi stessi in profondità e per magari iniziare, forse, a osservarci e magari anche ad amare quello spazio che abbiamo creato. E vedremo che nel momento in cui siamo in quella gioia, in quello spazio, c'è anche una grande possibilità, che è quella di trovare una forza incredibile dentro di noi. In questi pochi minuti, prima dell'intervista delle ore 20 di questa sera, desidero portarvi la mia esperienza. Ricordo che un po' tutte le trasmissioni, tutto quello che porto qui in questo programma è frutto di mie esperienze e che mi piace condividere con voi. Perché credo che sia fondamentale molte volte parlare proprio di ciò che si conosce. E, io credo che sia molto importante dare una interpretazione. Dobbiamo credere, no? In quello che magari avviene dentro di noi e magari
dare anche un certo tipo di significato. Quindi credo sia fondamentale andare in quelle che sono le varie patologie, malattie che uno ha, che uno magari spesso si trova a confrontarsi, ecco, andare a capire l'origine, per me c'è sempre un'origine profonda, psicologica, importante. In questo senso mi rifaccio per una parte, per l'aspetto della biologia, a quello che è stato il grande genio per me, la grande intuizione di Hammer, quindi la nuova medicina germanica. E quindi lì è un profondo senso di interpretazione, quindi si va a capire il motivo della malattia, che cosa ha scatenato questa determinata situazione, da cosa è stata scatenata, il conflitto che ci sta dietro, e quindi l'organo dà questo tipo di indicazione. Dall'altra parte, però, sono profondamente convinta che tutto ciò che noi mangiamo, tutto ciò che noi respiriamo, quindi non è mangiamo solo come pensieri, ma anche proprio come aspetto fisico, il cibo che noi introduciamo, sia una grande fonte di potere per la nostra guarigione e anche per la possibilità che ci ammaliamo. Qualcuno disse: fai che il tuo cibo sia la tua medicina, no? E fa che anche il tuo cibo sia la tua cura, in questo senso. E allora questa sera vi voglio portare una lettura di Manuel Lezaeta Acharan, che è un naturoigienista. In Italia ha continuato la sua opera, probabilmente molti lo conoscono, con Luigi Costa Curta, e la sua è l'alimentazione trifologica, cioè un'alimentazione che nutre, un'alimentazione che mira a conservare la salute mediante la disintossicazione dell'organismo. E per attuare questo, egli spiega, e vabbè, poi l'ha fatto proprio con i suoi pazienti, degli agenti naturali, come per esempio l'acqua calda, l'acqua fredda, importantissima per dare, ripristinare, per esempio per la pelle, che è questo grande organo emuntore, la capacità di scambiare. Oppure il fango, attraverso l'argilla, oppure appunto un'alimentazione che sia equilibrata e attenta anche nella somministrazione del cibo. Quindi non parliamo di qualcosa che può essere di chimico, ma cose naturalissime, il cibo, quindi scelto in modo accurato però. Il naturoigienismo o neoigienismo non diagnostica malattie, ma dà medicine, non dà medicine, tantomeno una cura. In realtà l'igienismo, Lezaeta Costacurtiano, insegna i metodi semplici e naturali di vivere, i quali, normalizzando le funzioni dell'organismo, favoriscono benessere e salute. Il libro che vi propongo è La medicina naturale alla portata di tutti. Visto il periodo, mi permetto di leggere una parte, precisamente sono nella parte dei polmoni, le loro funzioni e malattie. E vado quindi a vedere che cosa in questo senso propone per la cura del polmone Lezaeta. Allora, Lezaeta sostiene questo. Allora, i polmoni sono due organi che hanno costituzione spugnosa, molle ed elastica. Occupano la maggior parte della cavità toracica e la loro forma è ovale, con la parte inferiore sezionata ed un po' scavata. Il polmone destro è un po' più grande del sinistro, la cui superficie è ridotta per la posizione asimmetrica del cuore, che occupa una parte di spazio della cavità toracica. I polmoni sono l'organo indispensabile per la respirazione e per la circolazione del sangue. All'interno decorrono i rami bronchiali, le cui ramificazioni confluiscono in condotti artilaginei, tronchi, originati dalla biforcazione della trachea. Naso, laringe, trachea e bronchi costituiscono le vie respiratorie attraverso le quali l'aria giunge ai polmoni. Le ramificazioni bronchiali, addentrate nei polmoni, si suddividono sempre più fino agli alveoli,
cellette o piccole estremità cave dei lobi polmonari, dove l'aria respirata giunge a contatto coi capillari sanguigni, in cui avviene lo scambio delle sostanze gassose ed energetiche. Processo di diffusione questo con cui viene somministrato al sangue l'ossigeno e altri elementi contenuti nell'aria. Contemporaneamente, dal sangue stesso viene tolta ed eliminata l'anidride carbonica e gli altri elementi del residuo organico. Per mezzo di questo scambio, il sangue viene costantemente arricchito e purificato. L'attività dei muscoli respiratori governa i movimenti dei polmoni. Questi movimenti sono l'inspirazione, cioè l'introduzione nel polmone dell'aria ambientale, e l'espirazione, cioè l'espulsione da esso, dell'aria viziata, delle altre impurità, del residuo organico. Inoltre, con il movimento respiratorio, si aziona la circolazione del sangue, poiché il movimento del cuore stesso è di ordine secondario, in quanto svolge la funzione di regolazione del processo circolatorio. Dunque, con i polmoni si realizza una delle funzioni di nutrizione di capitale importanza per l'organismo e, come abbiamo visto, di triplice effetto: stomacale, cutaneo e polmonare. Sappiamo che per realizzare un'ottima digestione stomacale occorre che gli alimenti siano adeguati. Analoga esigenza richiede la realizzazione della normale nutrizione polmonare e per questo occorre aria pura ad ogni movimento, poiché per i polmoni è l'unico elemento naturale. Per conoscere lo stato di salute dei polmoni basta praticare delle respirazioni profonde. Se queste non sono accompagnate da disturbi e sono soddisfacenti, vuol dire che i polmoni sono in pieno stato di normalità. In caso contrario, il loro stato di salute è alterato. Come tutti gli organi nobili del corpo, i polmoni sono molto resistenti al disordine funzionale, che è sempre dovuto a congestione ed in casi eccezionali a lesioni. L'aria inquinata o tossica indebolisce e degenera i polmoni, provocando l'accumulazione di sostanze strane in essi. La congestione di questi organi viene prodotta per eccesso dell'attività cardiaca, provocata e simulata dalla febbre interna del ventre, fenomeno caratteristico della persona tisica. Le sostanze estranee che indeboliscono i polmoni hanno due origini. Una esterna, cioè respirando aria viziata con polveri industriali, fumo e gas tossici. Due interna, cioè originata dal processo di fermentazione putrida e malsana che si elabora all'interno del ventre per alimentazione inadeguata e per febbre di tutto l'apparato digerente. Nelle città ciò che si respira non è altro che aria viziata. Lo vediamo nelle case, negli uffici, nei laboratori, nei caffè, teatri, per le strade stesse dove si addensa il fumo di tutti i veicoli a combustione. Tutte queste sostanze tossiche, introdotte nei polmoni, li obbliga ad una continua azione difensiva che, per quanto attiva sia, non ci lascia mai liberi da questa impurità che ostacola costantemente le funzioni polmonari. La causa di tutte le malattie dei polmoni è data dunque da cattiva nutrizione per aria viziata o inquinata e per l'ingerimento di cibi di origine animale che, richiedendo un prolungato sforzo digerente, sviluppano fermentazioni malsane che denutrono ed intossicano la totale economia organica. Oltre a dar luogo a questo processo di intossicazione, questi alimenti provocano uno stato febbrile interno che di conseguenza genera l'accelerazione dell'attività cardiaca, che a sua volta congestiona i polmoni riducendone la capacità d'aria. Questa è la vera causa delle famose emorragie erroneamente attribuite a lesioni interne. Non è dunque il calunniato bacillo di Koch il responsabile dell'incapacità funzionale dei polmoni, bensì la congestione dei loro tessuti per eccessiva attività cardiaca, originata e mantenuta dalla febbre gastrointestinale. La presenza del microbo non è altro che un effetto di un terreno impuro e di una temperatura febbrile sempre provocata e mantenuta dal continuo e grave disordine digestivo. Il trattamento che lui propone è questo. Per guarire dalle affezioni polmonari, come prima cosa occorre curare la normalizzazione della funzione digerente del malato, combattendo la febbre
interna e attivando il calore della pelle, respirando aria pura tutte le ore, sia di giorno che di notte, e normalizzando la digestione del soggetto mediante l'equilibrio termico della temperatura del corpo, si ristabilirà la salute integrale in ogni organismo, prescindendo dal nome della malattia. Come già detto, la febbre congestione è la caratteristica predominante nei malati ai polmoni. Essa si trova sempre all'interno del ventre e come tale è combinata con il freddo della pelle e delle estremità del corpo. Questa temperatura anormale del tubo digerente nutre ed intossica progressivamente i malati di petto per putrefazione degli alimenti ingeriti. Si deve inoltre notare che provoca l'accelerazione della funzione cardiaca ed una maggiore attività del flusso sanguigno che congestiona i polmoni riducendone la capacità respiratoria. Non basta, si deve sapere inoltre che la congestione delle viscere altera deficientemente l'irrigazione sanguigna sulla pelle, debilitando in tal modo le importanti funzioni di questo organo che funge da secondo polmone e secondo rene. Con quanto è stato sopra esposto si spiega facilmente la causa della morte di supposti tubercolotici. Purtroppo essi muoiono per denutrizione ed intossicazione causata dallo squilibrio termico del corpo e non ad opera del microbo come si suole far credere. Per questo concetto si definisce chiaramente che le malattie dei polmoni sono caratterizzate dal debilitamento generale dell'organismo dell'individuo, originatosi per denutrizione e intossicazione progressiva. Insistiamo sulla denutrizione e sulla conseguente intossicazione. La febbre interna, provocando la putrefazione degli alimenti, li trasforma in sostanze dannose che progressivamente avvelenano il sangue, deprimono la vita organica e le sue difese naturali. Una dieta a base di frutta e di insalate miste crude di stagione, accompagnate da noci e mandorle dolci, ricotta fresca e qualche uovo sodo, poche fettine di pane integrale tostato, costituirà nel contempo l'alimentazione ideale e la medicina insostituibile, specialmente se contemporaneamente il soggetto approfitterà di aria pura a tutte le ore del giorno e della notte, poiché essa è un elemento di capitale importanza per la vita organica, in quanto vivifica e purifica il sangue. Questo che vi ho appena letto è tratto dalla Medicina Naturale alla portata di tutti di Manuel Lezzaetta Acharan. E a questo punto noi ci sentiamo a fra pochissimo. Io vi ringrazio per i messaggi, vedo che ne sono arrivati tantissimi. E li leggo dopo e ci sentiamo. Cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town. Velvet underground. Ho incontrato shocking my town. Allucinazioni. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. Shock,
Himmel, in die Sterne weit. Tiferet, Radio Gamma 5, 23 marzo 2020, sono le 20:07 minuti prima, sono in diretta, sì sì, qualcuno scrive ma ci sei, sì sì, non sono una trasmissione, no assolutamente, assolutamente, anzi tutt'altro, siamo qui per parlare questa sera di leggi alchemiche, conoscerle per conoscersi e abbiamo in diretta la nostra Luisella Passafiume, buonasera Luisella, mi senti? Buonasera, certo, ti sento, benissimo, perfetto, collegamento riuscito. Perfetto. Allora, Luisella, permettimi, sei Master Reiki, alchimista e praticante del lavoro su di sé. Faccio queste cose. Compi da anni ricerche spirituali ed esoteriche e svolgi seminari sul risveglio della coscienza. Divulghi il pensiero attraverso i social con la consapevolezza che puoi trasmettere agli altri solo ciò che sei e che se usi solo la razionalità non potrai mai andare oltre al punto in cui ti trovi. Quindi questa è la tua affermazione. Le volte precedenti, io ricordo che con Luisella abbiamo già fatto ben due puntate in relazione alle leggi alchemiche. Queste leggi che sono, le ricordo, le leggi della risonanza, la legge dell'attrazione, la legge dello specchio e la legge di causa-effetto nell'ultima puntata dove avevi anche dato degli esercizi. Questa sera ci troviamo in un modo quasi perfetto, quasi incredibile, quasi fosse esattamente tutto preordinato a parlare della legge dell'ottavo, la legge del sette. Questa puntata è stata praticamente pensata, o meglio, è stata fissata tre mesi fa a Luisella. Io te l'abbiamo fissata. E incredibilmente, mai come in questo momento, io credo, valga la pena parlare proprio della legge dell'ottavo, legge del sette, perché è fondamentale per fare uno switch, un cambiare e vedere il mondo, quello che ci sta succedendo, sotto un altro aspetto. Che cosa ne pensi? Sì, diciamo che tutto ciò che dici corrisponde alla realtà, nel senso che questa cosa l'avevamo fissata tempo fa e non poteva che cadere in un momento, tra virgolette, migliore. Innanzitutto saluto tutti quanti, buonasera a tutti e grazie di essere qui ad grazie ascoltarmi, a te, Luisella. Perché credo sia una cosa importante quella che stiamo vivendo in questo momento. Noi infatti siamo in un momento abbastanza importante a livello evolutivo e a parere mio questo è il momento di mettere in pratica tutto ciò che sappiamo, che abbiamo compreso nei nostri anni di ricerca e di lavoro su di sé. E, ovviamente, come dicevi tu, ci sono delle leggi che reggono l'universo e queste leggi funzionano a prescindere dal fatto che noi le conosciamo o meno. Esistono e come tali loro hanno una propria azione. Il fatto che noi non riusciamo a comprenderle non significa che loro non agiscono su di certo. noi, perché loro agiscono indipendentemente dal fatto che noi le conosciamo o non le conosciamo. Certo, è un po' come l'esempio, è un po' come la forza di gravità. Esatto. Gli abbiamo dato un nome, la riconosciamo, sappiamo esatto. quella che è. È un po' la stessa cosa sono per le leggi alchemiche, no? L'importanza è di conoscerle, perché così esatto. sappiamo un po' come agiscono. E quindi esatto. vediamo quella che è la legge di questa sera. Allora, innanzitutto volevo fare una premessa nel dire che Gurdjieff, non so, sì. per chi lo conosce, diceva sempre
sperimentate, non credete. Perché è molto importante? Perché è importante? Perché in questo periodo noi veniamo bombardati da 350.000 notizie, 350.000 pareri, tutti giusti, perché ognuno dice la sua e quindi ha una visione che è la sua del mondo, però in realtà tutte queste cose non ci danno una risposta concreta, nel senso che comunque noi ci chiediamo ma perché alla fine queste cose avvengono? Che motivo c'è? Allora, uno dei motivi per cui stiamo vivendo questo momento storico è proprio la legge dell'ottava. Cos'è l'ottava? L'ottava è l'unità di misura di una vibrazione. Ovviamente qui su questo pianeta, parliamo della Terra, ci sono gli oggetti, ci sono le persone, c'è l'acqua, c'è il fuoco, c'è l'aria, hanno delle vibrazioni diverse, dalle vibrazioni più dense a quelle più sottili. Diciamo che la più sottile in assoluto, anche se non l'abbiamo visto, per chi ci crede è Dio, per chi non ci crede è il supremo reggitore dell'universo. Quindi c'è un qualcosa che è molto molto sottile. E poi ci sono delle energie che sono più dense, come può essere una pietra, un cristallo, sì, come può essere un pezzo di legno. Sono tutte gradazioni di energia, chiamiamole così. Allora, cosa succede? La legge dell'ottava, a me piacerebbe molto spiegarla con un grafico perché si potrebbe capire meglio, però ovviamente per noi non è possibile, ma tenete presente come punto di riferimento, così se vi sembra una cosa che vi può aiutare, le note musicali. Avete presente le note musicali? Sì. Le note musicali iniziano con il Do, con il Re, con il Mi, col Fa, il Sol, La, Si, Do. Sì. Quindi sono sette e poi c'è l'ultima che è di nuovo il Do, che però è un Do che è diverso dal primo. Chi conosce un po' la musica comprende che ci sono dei cali di energia tra queste note, cioè non sono tutte uguali. Iniziano, proseguono, poi c'è un calo, poi riprendono, poi nel Si c'è di nuovo un calo e poi si passa all'ottava superiore. Infatti il Do, l'ultimo Do, ha una vibrazione diversa rispetto al primo. Quindi da questo si può comprendere che l'energia non ha una traiettoria tutta diritta, subisce delle deviazioni. Non so se riesci a comprendere, Laura, sì, quello che voglio dire. Quindi, e tra l'altro, scusami, ti blocco, sì, giusto per ricordare il numero per intervenire qui in diretta, eventualmente se ci sono i radioascoltatori che volessero fare delle domande in merito a quanto stai dicendo, noi verso le dopo le 21 andremo a rispondere, oppure se effettivamente sono direttamente pertinenti, magari ti interrompo e vado subito, certo, magari a dare la risposta. Allora, il numero per intervenire qui in diretta con gli SMS è il 334 710 2672, ripeto 334 710 2672. Intanto comunque ringrazio Ari che dice che ci augura una serata d'amore a lei, signora Sandra, al mondo, e che la rabbia è un'energia potentissima che va trasformata in amore per sé e per il mondo. E poi Francesco che dice grande Manuel Lesaetta, e poi ancora Giancarlo da Marossica, grazie, sto molto bene, grazie, sì sì Giancarlo, buona trasmissione mi fa. E poi ancora vedo Sandro che dice buonasera carissima, immancabile roccheggiante Laura, e anche a Luisella, un augurio di una vita straordinaria, invidiabile, infinita d'amore, serena e felice per voi. La mia immancabile Ari e tutti. Grazie, va benissimo. E allora ripeto, numero, prendete carta e penna, questo numero per le domande qui a Luisella Passafiume, esperta in alchimia, leggi alchemiche, 334 710 2672. Benissimo, scusami. Allora, questa scala, legge dell'ottava, fatta di note che salgono e scendono come un'onda. Esattamente. Adesso vi faccio, per farvi un esempio concreto, diciamo che la pietà, noi prendiamo la pietà e la compassione, ad sì, esempio. Sì. La pietà è di ottava bassa.
si afferma in alchimia. Perché? Perché rappresenta, cioè è qualcosa che è legato alla personalità, alla mente, mentre la compassione è legata all'anima, cuore, certo, quindi sì, al mondo dell'anima, quindi a un'ottava superiore. L'amore possessivo, sì, che ovviamente è sempre dettato dalla personalità, è di vibrazione bassa, quindi di ottava bassa, mentre l'amore incondizionato è di ottava alta. La paura, quella che stiamo vivendo noi in questo momento, che è quella che ci blocca e che ci fa temere di morire, è ovviamente vista dalla personalità ed è una vibrazione all'ottava bassa, mentre la prudenza è la vibrazione il corrispondente della vibrazione dell'ottava alta. Prima qualcuno, tu hai parlato della rabbia, giusto? Sì. Ecco, sì. La rabbia è l'ottava bassa dell'impeto guerriero. Quindi ci sono queste ottave, si chiamano proprio ottave alla fine. Se noi siamo nella personalità, quindi se siamo nella mente, viviamo tutto all'ottava bassa. Se invece riusciamo a essere nell'anima, viviamo tutto all'ottava alta. Bene. La terra, da quello che hanno detto i Maya, si sta dicendo da parecchio tempo, sta cercando di fare un salto vibratorio, quindi di passare a un'ottava superiore. Per fare questo, ovviamente, tutto quello che c'è in questo momento deve essere in qualche modo trasformato. Sì. Nell'alchimia si parla sempre di trasformazione, non si parla mai di cose da cambiare, bensì da trasformare. Tant'è che stiamo vivendo un momento di stasi completa. Ah. Sembra proprio che, ripeto, rifacendomi alla scala che misura, cioè alla scala musicale, sì, sembra proprio che noi ci troviamo sul sì e che non riusciamo a fare il do superiore, cioè non riusciamo ad alzarci di ottava. Ho capito. Quindi è interessantissimo questo momento storico, perché stiamo vivendo proprio questo passaggio. Mi posso fare qualche altro esempio? Sì, certo, Risella. Sì. Di materia e di ottava. Allora, il ghiaccio, l'acqua e il vapore sono la stessa cosa, ma sono in vibrazioni diverse. Sì. Ce ne sono, sarebbero infinite da fare esempi. Comunque, tornando al discorso della legge dell'ottava, di quello che stiamo parlando, questa legge regola e regge tutta la nostra vita. È interessante notare come la si può vedere anche nella gestazione. Quando una mamma aspetta un bimbo, in genere il periodo più critico è quello attorno al terzo mese. Che fatalità, corrisponde al mi della scala musicale. E quindi sì, poi c'è un calo che è per arrivare al fa. E la stessa cosa, lo stesso pericolo, lo ha poi verso il settimo mese. Sì. È interessante questa cosa. Sì. Il settimo mese, che è proprio quel mese che fa sì che o il bimbo nasca in sette mesi, oppure deve aspettare di essere compiuto per poter nascere poi al nono mese, quindi essere riuscito a passare l'ottava superiore. Allora, qui mi viene in mente, per esempio, che spesso e volentieri al terzo mese, o comunque entro il terzo mese, cioè passaggio dal terzo al quarto, ci sono tantissimi, per esempio, aborti spontanei. Esatto, esattamente. Oppure c'è anche la problematica relativa, per esempio, di un feto dal settimo all'ottavo mese, relativo, per esempio, al fatto che deve nascere entro il settimo, perché nell'ottavo, per esempio, c'è un'altra problematica che si instaura. Esatto, esattamente così. Quest'ottava, è bello è che noi la conosciamo, nel senso che comunque a grandi linee noi la conosciamo, sì, perché c'è quel famoso crisi del settimo anno nelle coppie che certo, si porta avanti, perché questo discorso è un discorso che si porta avanti e che
si vive un po' come una leggenda metropolitana, però in realtà è vero, perché? Perché i cali di energia sono fisiologici, fisiologici. Noi sottostiamo a questa legge senza neanche rendercene conto. Per quello è importante conoscerle le cose. In alchimia si afferma sempre questo, cioè io una cosa devo conoscerla per poter poi usarla o decidere se va bene o non va bene per me. Ma se non la conosco, non ho potere. Quindi se io conosco, so, adesso sto ascoltando che c'è questa cosa per cui l'energia non è sempre uguale, posso rimanere in osservazione e rendermi conto quando le cose non vanno e perché non vanno. Non vanno perché sicuramente sono, tra virgolette, vittima della legge dell'ottava. Apro un negozio, va bene tre mesi, poi dopo il terzo mese inizio a dire ma ho fatto una cosa giusta, non ho fatto una cosa giusta, ma non sto vendendo, ma qua ma là. Poi al settimo mese la stessa cosa, poi al terzo anno e di più al settimo anno. Non so se vi siete mai accorti, ci sono dei... Tantissimo. Io queste cose le osservo, mi piace osservare. Il 3 e il 7 è qualcosa di incredibile, infatti. Esatto. Il 3 proprio è qualcosa che nella mia vita si... E anche il 7, in effetti, è vero, è vero. Perché? Perché ad esempio, per fare un esempio che mi ha sempre colpito e non riuscivo a darmi una spiegazione in tempo, ci sono delle attività, dei locali, dei ristoranti, dei negozi, delle cose che vanno benissimo, c'è tanta gente, poi dopo, inspiegabilmente, spariscono, nel senso, tanta gente per un tot di periodo, poi il negozio comincia a non andare più o va comunque meno bene. Come mai? Cosa è successo? È successo che evidentemente è un multiplo di 7. Evidentemente siamo caduti nella legge dell'ottava. Cosa bisogna fare allora? Una cosa semplicissima. Se si ha un negozio, cercare di introdurre qualcosa di nuovo. Oppure basta anche rinnovarlo semplicemente, quindi cambiare gli arredi. Cioè, in qualche maniera, come dice il carissimo Battiato, aggiungere uno shock addizionale, cioè un qualcosa che faccia sì che la vibrazione si rialzi. E questo accade anche a noi a volte, facciamo una vita un po' così, un po' discutibile, siamo un po' nel limbo, poi ci accade o un incidente, o un lutto, o una malattia e tac, ci risvegliamo, cioè abbiamo quel qualcosa per cui aspetta, c'è qualcosa che non va e proseguiamo in un'ottava diversa. Sì. Ripeto, noi siamo tra virgolette vittime inconsapevoli di questa legge che esiste e che quindi immancabilmente lei agisce. E mi sembra di capire allora che è fondamentale in questa legge, allora, in questa legge si parla praticamente dell'energia, un'energia che va sempre continuamente immessa nel sistema. Mi sembra di capire questo e che al terzo anno è molto semplice che ci sia un calo fisiologico che in quel momento, terzo anno, terzo mese, terzo giorno, cioè adesso il 3 per esempio nelle varie situazioni, è molto importante che noi stiamo nella possibilità di emettere, di cambiare frequenza, di mettere nuova energia nel sistema, quindi di produrre sempre nuove alternative. Sì, esattamente così. E, è chiaro, allora uno si può chiedere, vabbè, ma perché questa cosa? Alla fine? Perché deve essere così? Sembra quasi qualcosa che è contro di noi, in realtà non è vero, perché ovviamente come tutte le leggi ha una ragione di essere. Qual è quella? Che se l'energia parte e andasse semplicemente sempre solo dritta, cosa succederebbe? Che un terremoto... non finirebbe più. Osservate i terremoti, hanno dei momenti di calo, poi riprendono, poi calano, poi riprendono. Vero o no? Quella è l'energia che si muove in quel determinato modo. Un fulmine, se partisse un fulmine e non ci fosse la legge dell'ottava, il fulmine continuerebbe a fulminare tutto. Ok. Un'azienda
un'azienda nasce, se non ci fosse la legge dell'ottava, esisterebbe solo lei, la prima azienda che si è venuta a creare esisterebbe solo lei, perché ovviamente non darebbe spazio ad altri. I rami degli alberi, la stessa cosa, un ramo di un albero cresce, se non ci fosse la legge dell'ottava andrebbe sempre dritto e finirebbe da casa mia al giardino del vicino. Quindi è una cosa che ovviamente è giusto che ci sia, perché in qualche maniera disciplina, diciamo così, il mondo. Ma il problema qual è? Il problema è che noi, non conoscendola, ne siamo vittime. Perché? Perché sì. Se ad esempio io al settimo anno, questo succede ad esempio, apro una parentesi, anche negli studenti, cioè io ho avuto modo di notare che nel terzo anno, tipo non so, la terza media o la terza superiore o il terzo anno di università, c'è sempre un momento in cui dici mollo e magari qualcuno molla, che va benissimo, nel senso che io sono libera di fare ciò che voglio, quindi senti una cosa, apro un negozio e dopo tre anni non ne posso più, dico va bene, lo chiudo, non c'è problema, però se so che sono semplicemente vittima, chiamiamola così, tra virgolette, di questa legge, mi faccio delle domande e quindi mi dico, vale la pena? Cioè, lo lascio o so che è un momento di, tra virgolette, crisi e cerco di mettere qualcos'altro. Capisco. Per vedere se riparte. Certo, certo. Capite? Questa sì. È la differenza, questa è importante. Sì, sono quei momenti di svolta in cui uno dice forse ho lasciato un po' andare e quindi non ho immesso quell'energia giusta, mi sono un po' abbassata anch'io e quindi capendo che in questo senso è una legge universale, riusciamo a comprendere che c'è qualcosa in noi che va cambiato, che va magari revisionato, ci interroghiamo se effettivamente questa relazione è una relazione che fa il caso nostro oppure magari appunto è qualcosa che naturalmente è andata un po' a cadere, ma che in realtà dobbiamo immettere nuova energia. Esattamente. Lì poi, allora, parlando di risveglio, quando uno è un po' sveglio, riesce a vederle queste cose. Nel momento in cui tu una cosa la vedi e la conosci, come dicevo prima, puoi decidere. Quindi un rapporto, dico, vabbè, sono 7 anni, vivo questa persona, non ne posso più, non sto facendo una bella vita, ho deciso che non va bene per me, so che è il 7° anno, so che è la legge dell'ottava, però non va bene così. Quindi è una decisione mia, consapevole. Certo. Mentre se io non so che esiste questa legge, io lascio senza neanche sapere perché. Cioè, comprendete la differenza? Certo. È molto... A parere mio è molto molto importante capire il perché delle cose. Perché mi accade questo? Sì. Perché? Ecco che nel momento in cui so perché, posso decidere di agire in un modo o in un altro. Van bene entrambi, però è importante saperlo questo. Luisella, quando hai parlato del risveglio, giusto perché magari ci possono anche essere dei radioascoltatori che non conoscono l'alchimia e quindi magari utilizzare questa parola può essere strano, si dice ma come, risveglio da che cosa? Stiamo parlando di illuminati, di chi? No. Ecco, che cosa si intende in alchimia? La persona che è sveglia, la persona che è attiva, la persona che è presente? Non ha nulla a che fare con l'essere illuminati, anche qui c'è un fraintendimento enorme a parere mio, perché l'essere svegli è una cosa che dovremmo essere tutti, nel senso dovremmo essere presenti a noi stessi. Noi facciamo tutto, io lo dico sempre, in maniera molto meccanica, quindi noi reagiamo sempre agli stimoli esterni. Sì. Non agiamo, reagiamo. Perché questo? Proprio perché dormiamo. Siamo addormentati. Mi diceva un mio amico l'altro giorno, così che ci siamo sentiti per telefono, e lui mi diceva, ma sì, però c'è su Facebook di qua e di là continuano a dirti, ma siete addormentati, ora che vi svegliate, ma siete addormentati. Ma cosa vuol dire questa cosa qua? Sembra una cosa... inarrivabile, difficilissima da fare, in realtà no, è semplicemente esserci, semplicemente essere presente, non lasciarmi trascinare dalle emozioni. Cosa sta accadendo in questo momento storico, evolutivo? Sta accadendo questo,
Bene, perché sta accadendo questo? Cioè, senza lasciarmi trascinare da quello che dice uno, piuttosto che da quello che dice l'altro, piuttosto che sono stati gli alieni, no, il nuovo ordine mondiale, no, l'equilibrio cosmico, no, sono le forze oscure, cioè, capite? In questo caso qua io, che non so nulla, vengo risucchiato da questo vortice e un giorno credo a una cosa, un altro giorno credo a un'altra, poi un'altra ancora, e mi perdo così, mi certo. Perdo. Se invece sono un po' sveglio, quindi se riesco a osservare, posso, ad esempio, anche in virtù della legge dell'ottava, comprendere che molto probabilmente stiamo cercando di fare un balzo quantico, molto probabilmente la Terra sta cercando di alzarsi di ottava, capite? Sì. Quindi è diverso. Non cambia la situazione, attenzione, in alchimia, cioè uno lavora a livello personale per risvegliarsi, non per far sì di non avere più problemi. Okay. Perché noi siamo qui per lavorare, non siamo qui in vacanza su questo pianeta, siamo qui per lavorare su di noi, intendo. Mm. Quindi non è che non ho più problemi, però riesco a comprendere la natura dei miei problemi, quindi non sono più schiava. C'è una bella differenza, perché ecco che anche questo momento storico così, tra virgolette, drammatico per qualcuno, in realtà lo si può vivere come un momento di cambiamento. Certo. Ci sono delle leggi, che sono leggi fatte dagli uomini, discutibilissime finché si vuole, che in questo momento ci costringono a rimanere in casa. Però sono in casa e cosa accade? Accade che posso confrontarmi con me stesso, perché fino a un mese e mezzo fa, andavo in giro, correvo sempre, di sera in discoteca, via con gli amici, per cosa? Alla fine per non guardare me stesso, per non guardare ciò che ho dentro. Adesso la vita mi costringe a stare con me stesso. Quindi adesso che sono a casa, magari da solo, parlo per le persone che sono da sole, ma quelle che sono in compagnia non cambia molto, nel senso che poi ognuno ha i suoi problemi. Cosa esce di me? La paura di morire, la paura di non farcela, la paura della malattia, la rabbia, l'impotenza. Certo. Cioè, capite quanta roba? È tutta ottava bassa, stiamo parlando tutta qui. Tutta ottava bassa. Quindi siamo nella personalità, quindi siamo nel ragionamento, siamo nella testa. Siamo nella mente. Ci stiamo allontanando, forse quello che nelle vecchie strutture si chiamava il peccato, ci stiamo allontanando dalla nostra essenza, dalla nostra anima. Sì, il peccato alla fine anche lì, sai, ce l'hanno un po' sì. Giù in maniera un po' diversa, però in effetti c'è, cioè, il peccato, non è che io ho peccato contro Dio, esatto. Ho peccato contro me di me stesso. Perché semplicemente da addormentata non ho visto. Perché non ho sentito me stessa, mi sto allontanando esatto, da me stessa. È proprio un peccato perché non sono riuscita a sentirlo, ecco, sì. Questo è. Sì, sì. Quindi ci sono queste vibrazioni che proprio in questo periodo magari sentiamo. Certo. E che vanno, ecco, un aiuto trasformate ai nostri radioascoltatori che magari si trovano anche in queste condizioni, magari in qualche momento della giornata, certo. Magari non sempre, però magari ci si trova. E allora il consiglio potrebbe essere proprio questo, di fare questo salto, questa ottava alta, passare ad un'ottava alta. Come possiamo farlo, Luisella? Infatti, come si può fare una cosa del genere? Accettando quello che ho. Nel senso, accettando tutti i miei demoni. E qui viene il bello, perché noi quante volte ce la siamo raccontata, certo. Quante volte usciva la paura, però cioè, vabbè, chi se ne frega, lascio esco, là, vado, esco con gli amici, avanti, certo. Faccio uno spritz, oppure esco a fare shopping, certo. No, per fare degli esempi, certo. Oppure gli acquisti compulsivi, così comunque mi esce la rabbia, ciao, salve. Invece no, cos'è che siamo, non è che dobbiamo fare, ma che siamo chiamati a fare in questo periodo? Dobbiamo stare dentro le nostre paure, dobbiamo abbracciarle, dobbiamo starci, non possiamo fare altro, perché non possiamo uscire, non possiamo andare a fare una passeggiata,
se io ho paura della malattia, questa cosa mi assale, se accendo la televisione mi danno già per morta, ovviamente, perché con tutto quello che dicono e che fanno vedere, però anche se non ascolto niente, la paura è insita nell'uomo, perché ovviamente la macchina biologica ha paura di morire, certo. Cosa posso fare? Posso solo starci. Posso solo accettare che ho paura di morire. È che molte volte questo concetto, magari per chi non è alchimista, non capisce bene che cosa si intende starci, Luisella. Che cosa ci suggerisci per azionare questo starci? Allora, lo starci è l'accettazione. Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, in tutte le nostre trasmissioni. Sì. Io questa cosa la dico sempre. Sì, però appunto io punto su questo perché magari è difficile. Esatto. Sì, infatti tra l'altro, ecco, ricordo che Luisella Passafiume ha scritto un libro, Dall'acqua al fuoco, e appunto il titolo, il sottotitolo è Le conosci le leggi che governano il mondo? E questo, come mi piace dire, è un libro che tu dici di potere. Perché dici che siamo sì sulla terra per farci divenire dei re, e quindi è un modo è un libro dove noi possiamo trarre delle leggi, delle conoscenze, delle consapevolezze in modo tale che nessuno poi possa più renderci schiavo. Esatto. Infatti una delle cose che appunto c'è scritto nel libro è proprio quello, e l'alchimia alla fine cos'è? È il riuscire a trasformare la paura in coraggio. Perfetto. Che credo sia proprio bello. Un momento meraviglioso questo, perché sì. Siamo proprio chiamati a fare questo. Esatto. Come stavamo dicendo, sì. Come posso fare io per trasformare questa cosa? Innanzitutto accettarla, accettare di averla. Quindi accettiamo di avere questa paura, accettiamo di avere questa, fermiamoci, stiamo in silenzio, accettiamo di avere questa paura, sentiamola nel corpo, dove ci tocca. Perché non dobbiamo averla? Ripeto, un conto è se riusciamo a vedere la vita dall'ottava superiore, quindi dall'anima, che sa benissimo che è immortale, sì. Per cui non ha nessuna paura. Ma un conto è se la vediamo attraverso gli occhi della personalità, attraverso la mente. Sì. Cioè, io so che fisicamente dovrò morire, lo so, perché il corpo non è eterno, posso vivere 100 anni, però prima o poi me ne andrò. E quindi la macchina biologica o la mente, che è la stessa cosa, ha paura di questo. Perché non dovrei dire non ho paura? Io conosco tantissime persone che fino all'altro ieri affermavano che non avevano paura, che erano immortali, tutte queste belle cose qua. Sì. Sì, però adesso non la pensano più così, perché in effetti adesso ci siamo dentro. Quindi questo periodo è proprio il periodo perfetto per un lavoro su di sé. Certo. La malattia. Sì. Ecco, anche la malattia, se non l'hai passata, puoi sapere come funziona. Però se l'hai passata, la vedi come un maestro, perché è il tuo maestro. Perché comunque ti sta insegnando questa cosa che prende, ad esempio, che prende noi adesso in questo periodo, che sono i polmoni, sono legati alla tristezza. Ma che vita abbiamo fatto finora? Una vita felice, sempre di corsa, mai un attimo per noi, non c'era nulla che ci appagava, perché comunque dovevamo avere sempre di più, e poi non contenti, litigare con il vicino, con l'altro che ha il cane, con l'altro che ha il gatto, cioè, capite? Che cosa abbiamo fatto finora alla fine? Quindi cioè, queste cose vanno accettate. Se io le accetto riesco a trasformarle, ma se non le accetto loro saranno sempre davanti a me, saranno i miei demoni e prima o poi in qualche maniera riusciranno a farmi a pezzi, perché questo è. Adesso probabilmente lo stato successivo sarà la pazzia, nel senso è chiaro che se mi vengono tolti tutti gli attaccamenti, tutte le certezze, cioè la mia vita quotidiana, io vacillo. Se non ho, come dice Battiato, un centro di gravità permanente, cioè se non sono centrata in me, vado via di testa. Ma è normale questo, nel senso che mentalmente siamo strutturati così. Sì, anche perché proprio in questo periodo abbiamo perso tantissime certezze, anche la certezza per esempio della libertà.
A noi tanto cara, no? Con questo nostro sistema, forse anche liberista, in cui viviamo, la certezza, o comunque nel dopoguerra, la libertà era una cosa sacra che, sancita dalla Costituzione, è uno dei diritti fondamentali, non solo della Certo. Costituzione, ma anche i diritti fondamentali dell'uomo. E in questo momento storico particolare, cioè, viene addirittura, come dire, ridotta. Qualcuno, noi potremmo resentare quasi gli arresti domiciliari per certi versi. Dai, diciamo Quindi. tranquillamente. Quindi cadono tantissime certezze in questo senso, che sono appunto le certezze della mente. Io ti sto appunto descrivendo, esatto, quelle che sono le leggi dell'uomo, no? Sì. E E però, no, scusa. sì, e in questo senso è vero, andare in questo senso, a pensare continuamente che ci hanno privato, ci hanno tolto, cadiamo, e più uno ne parla e più si sente quasi soffocare, io lo sento almeno nel corpo, e diventa rimanere nella personalità, rimanere nella mente, rimanere nella testa. Certo, serve, può servire per un periodo, però poi abbiamo bisogno di fare questo salto, questo cambiamento. Indubbiamente, anche perché onestamente la libertà di cui pensavamo di usufruire alla fine non era libertà, nel senso è una falsa libertà perché comunque sei in ogni caso indotto a fare questo, a fare quello, a prenderti quella macchina, quel Certo. tipo di vestito, se non sei così non va bene, i capelli devo. Cioè, era una falsa libertà, ti hanno fatto credere che eravamo liberi, però in realtà non lo eravamo. Non avevamo neanche il tempo per pensare, cioè, c'era gente che mi diceva che aveva preso il mio libro, ma anche tanti altri, comunque, beh, perché comunque era attratto, non ho tempo di leggerlo, non ho tempo di leggere, cioè non riesco, cioè, capite? Quindi che libertà era alla fine quella? Era una libertà all'ottava bassa. Adesso possiamo usufruire di questo tempo Sì. per cercare di trasformare questa cosa in noi e farla diventare una libertà all'ottava alta. Quindi liberarci anche da quelli che sono, come dicevamo prima, tutte le nostre paure. Perché nel momento in cui io la paura ce l'ho davanti, adesso non posso più fuggire, quindi la devo affrontare. Infatti hai detto bene, nel libro io parlo spesso di guerrieri, di re. Ma il guerriero chi è? È colui che comunque affronta le sue paure, non le Certo, combatte, sì. attenzione, non le combatte, le Ecco, affronta, è esattamente, questa è la diverso. differenza, è fondamentale, Esatto. credo. Diamo proprio questa indicazione, perché credo che sia fondamentale, perché altrimenti il combattimento è dove ci porta, effettivamente, sempre e comunque, è lì il problema. Da nessuna parte, perché nel caso nostro, cioè se io combatto, la mia paura di morire, ad esempio, perché magari sono a solo di sera a letto e mi assale questa cosa, se io la combatto, alla fine combatto una parte di me, non è che combatto con l'esterno, perché quello che è fuori è quello che è dentro, quindi è una parte di me questa cosa, cosa combatto? Se è mia, se sono io. È Infatti. assurdo, non uscirò mai vivo, tra virgolette. Ma qualsiasi cosa che si combatte, cioè il lavoro non è di combattere, bensì appunto di trasformare. Gurdjieff diceva, tra le altre cose, chi magari lo conosce, chi non lo conosce può andare a vederselo, Sì, lui esatto. Ecco, diceva, ritorniamo a dare il numero, forse l'abbiamo dato anche già in altre trasmissioni, questo libro interessantissimo di Gurdjieff, che è Insegnamenti di, no, un attimo, Lineamenti di un insegnamento sconosciuto, può essere? Frammenti di un Frammenti, insegnamento. ecco, frammenti. Ogni Esatto, volta, dai. frammenti. Sì, frammenti di un insegnamento sconosciuto, che è bellissimo. E poi molto, molto bello, Sì. lo trovate anche su internet e ve la suggerisco, è Lettera di Gurdjieff alla figlia. Ah, sì. Sono 80 punti che sono il lavoro su di sé. E nell'ultimo punto Gurdjieff, anche se qualcuno dice che poi quel punto non l'ha scritto lui, ma non ha importanza, lui dice: se tu stai meditando e arriva un diavolo, fallo accomodare a meditare con te. Fallo meditare con te. Cos'è questa? È Questa è la. l'accettazione, è l'osservazione di quello che ti sta vicino, ti sta attorno E senza giudizio. soprattutto,
l'innalzamento di vibrazione. Sì. Fai che quel diavolo riesca a salire a un'ottava superiore. Trasforma il buio che hai dentro in luce. È bellissima quella frase, io la amo tantissimo. Perché noi cosa faremmo nella visione di un diavolo? Perché lui, guarda, serve il male. Cioè il giudizio, no? Alla fine il giudizio, perché noi siamo fatti così. E invece no. Cioè, in questa frase di Gurdjieff c'è proprio la legge dell'ottava. Cioè, innalza, fa sì che anche gli altri si innalzino di vibrazione. Sì, talmente luce tu da poter innalzare anche gli altri, soltanto con la tua vicinanza. Bella questa cosa. Stupenda. Però noi, anche se siamo molto bravi nel dirle queste cose, poi dopo metterle in pratica è un'altra cosa, è un lavoro. È un lavoro, è un lavoro continuo. Tra l'altro la settimana scorsa, io non so quanti radioascoltatori avessero fatto gli esercizi che tu hai dato da fare. Erano esercizi importanti, perché attraverso questi piccoli esercizi che Luisella ci ha dato, ci dà ci permette di entrare in connessione con quella che è lo stato di presenza nell'attuale, nell'adesso, nell'essere coscienti, di non lasciare appunto che i nostri pensieri vengano deviati. E nel momento in cui noi siamo nello stato di coscienza e ritorniamo più volte al giorno, riusciamo anche a capire come stiamo veramente, a essere lì nel momento, che poi allora ci rendiamo conto che esattamente esiste solo quel momento lì. Nel momento in cui siamo in presenza capisci che non esiste più passato e neanche futuro, e forse ti aiuta proprio a accettare quello che arriva nel momento in cui appunto sentiamo paura, siamo in ansia, e ci aiuta. E magari vediamo se qualcuno ha anche fatto gli esercizi, magari ripetiamolo giusto perché magari possono essere di aiuto. Cosa ne pensi, Luisella? Certamente, ma infatti gli esercizi che in genere si danno nei corsi di risveglio all'inizio sembrano delle cose sciocche, perché ovviamente uno dice che cosa sta dicendo questa cavalla, ma che roba è? Poi dopo quando inizi a farli ti rendi conto che non siamo svegli, perché alla fine gli esercizi servono proprio non per svegliarci all'inizio, ma per farci capire che dormiamo. Esatto, per prendere coscienza di questo sonno. Esattamente. Allora, il primo era la porta. Esatto, per una settimana. Quando si passa sotto una porta. Poi dopo il secondo era mi spoglio e mi vesto, sempre per una settimana, quindi essere presente ogni volta che mi metto qualcosa, mi tolgo qualcosa. Poi la terza settimana era quella della zona bagno, quindi essere presente sempre sono in bagno, con i pettini, mi lavo i capelli, mi trucco, mi sbarbo, eccetera. E poi la quarta settimana era mi siedo, essere presente quando mi siedo e mi alzo. Bellissimi, difficilissimi, molto belli e molto difficili, finché non iniziamo a svegliarci un pochino. Poi invece vi assicuro che sono più facili, però ci vuole un po' di allenamento. Decisamente, anche perché io ogni volta che passavo per qualche porta dicevo caspita, devo ripassare perché non mi sono ricordata di essere presente ogni volta che passavo sotto una porta. Allora all'inizio, cioè qui ecco entra un meccanismo del senso di dire comincio a dire ma che esercizi sto facendo? No, ma Laura, però poi... Il giudizio imperterrito, no? Che c'è sempre di questa mente che dice ma insomma, cos'è essenziale questa cosa? Dai, vai avanti, fai le cose più importanti. E invece poi ti abitui e allora cominci effettivamente a osservarti, a stare, ed è meraviglioso. Ecco, io lo consiglio a tutti perché credo che ci aiutino veramente in quello che è la presenza importante, di non lasciare il momento presente, non lasciarci portare o con pensieri nel futuro o essere catapultati, come dire, in una realtà passata. È molto importante questo, e poi lo si attua poi sempre, nel momento in cui decidi di parlare con una persona sei presente, quindi l'ascolti con il corpo anche in quel momento. Cosa che noi non facciamo mai, nel senso che noi parliamo e poi c'è tantissima gente che non lascia neanche finire l'altro di parlare e gli parla sopra, e questo è un atto meccanico ovviamente, non riusciamo... Non capiamo l'altro, non ci capiamo, in realtà non ci capiamo, è un periodo, adesso poi, vabbè,
adesso diciamo che è un periodo di stand by, però fino a un mese fa tu parlavi con qualcuno, io lo dico sempre perché vedevo delle cose bellissime, sì. Cioè, tu parli con qualcuno, anzi quel qualcuno ti chiede delle cose, tu magari gli rispondi e lui continua per la sua strada, continua con i suoi problemi, tu gli dai una risposta ma non la senti, e continua, continua, perché queste sono le azioni meccaniche che mettiamo in moto, cioè noi non... siamo meccanici in tutto e soprattutto quando parliamo con l'altro, e anche questa è una cosa su cui dovremmo lavorare, quando diamo suggerimenti o consigli li diamo sempre per una visione nostra di come noi vediamo il mondo, e, mentre magari l'altro avrebbe bisogno di un'altra risposta. Mm. Mi spiego meglio, se qualcuno mi chiede ma gli uomini per te come sono? Se una persona, se io avessi avuto problemi con gli uomini, direi gli uomini sono tutti delinquenti, tutti disgraziati, non so, insomma direi qualcosa sì. Allo stava basta. Però magari invece l'altra persona avrebbe bisogno di sentire qualcos'altro. E nell'addormentamento noi non siamo consapevoli di questo. A volte diciamo, ma perché ad esempio i saggi stanno zitti o parlano poco, non dicono tanto? Ma perché in realtà a volte... non serve parlare, non vale la pena parlare. A volte magari diciamo delle cose a delle persone e queste persone non le capiscono, ma allora è meglio neanche dirle. Cioè, se fossimo un po' più presenti riusciremo anche a capire quello di cui l'altro ha bisogno, che non sempre è quello che pensiamo noi che abbia bisogno. Non so se... diciamo, sì, 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 sì. Ho compreso quello che tu vuoi dire. E, in questo senso, allora, anche un'altra cosa che spesso dici, l'importanza del qui ed ora, no? I tre movimenti, l'osservazione, il ricordo di sé e la presenza? E la presenza, esatto. Quindi... osservo, sì. Quindi osservo quello che ho attorno, mi ricordo di me, quindi mi rendo conto che ci sono e sono presente, cioè ci sono, io sono un'anima incarnata in un corpo, ci sono. Basterebbero questi tre atti per essere per svegliarci, però al momento è difficile perché la mente ci porta altrove. Forse questo, ripeto, forse questo è un periodo perfetto invece per iniziare a svegliarsi, ripeto, perché alla fine siamo da soli con noi stessi, quindi non possiamo fare altro che iniziare a fare ciò che si dice il lavoro su di sé. Il lavoro su di sé cos'è? È un lavoro su di me, non è un lavoro sugli altri, non è un lavoro su chi ha messo le restrizioni che abbiamo adesso, non è un lavoro su chi... ha creato o non creato questa cosa. È il lavoro su di me. Cioè questa cosa che io sto vivendo, che emozioni mi causa, mi provoca. Certo. Sono su quelle emozioni che io devo andare a lavorare. Non sì. su chi ha causato o non causato questa cosa. Capito? Sì. Noi invece siamo sempre, tra virgolette, fuori. Nel senso, siamo sempre proiettati fuori. Sì. Quindi... cerchiamo la colpa, cerchiamo la causa, certo. Ad esempio in questo periodo si cerca la causa, d'accordo, l'abbiamo capito, cioè, le cause possono essere infinite, cosa cambia? Cosa cambia? Io ho comunque la mia paura, io sono comunque chiusa in casa, io comunque non ho più le mie certezze. Quindi è più importante a continuare dopo un mese a cercare la causa o a iniziare a lavorare su di me, sulle cose che mi fanno star male? Forse è più importante che lavori su di me, sulle cose che mi fanno star male. Esatto. Anche perché così magari quando questa cosa sarà finita, sarò pronta per iniziare una nuova vita. Ma se continuo ad andare in cerca chi è stato, chi non è stato, perché l'ha fatto e perché non l'ha fatto, capite che non si va da nessuna parte. E quindi questo è proprio il periodo ideale proprio per iniziare a sperimentare la legge dell'ottava. Che tra l'altro, che tra l'altro volevo farvi un altro esempio sì? per quanto riguarda la legge dell'ottava e di come può andare, nel senso che può andare a un do superiore, quindi c'è questa
linea retta che parte, poi abbiamo visto che attorno al 3, lo dico per numero così magari si capisce meglio, attorno al 3 c'è un calo, attorno al 7 c'è un calo, poi dopo riprende, no? Sì. Però potrebbe anche andare verso il basso. Se io non metto quello che dicevamo, quindi questo shock addizionale, la linea, l'ottava che parte subito dopo potrebbe essere un'ottava che va verso il basso. E l'esempio, uno degli esempi lampanti è il cristianesimo. Il cristianesimo è partito all'ottava del cristianesimo, per fare un esempio, per comprendere meglio. È partita quest'ottava, quindi amore per le persone, accoglienza, preghiera, conforto. Sì. Poi, evidentemente, questa cosa è partita nel momento di trasformarsi in ottava superiore, quindi dopo il 7, quindi in ottava superiore, non è riuscito a trasformarsi in ottava superiore ed è sceso. È sceso tanto da arrivare all'inquisizione. Alle crociate. L'inquisizione è l'ottava bassa di quello per cui il cristianesimo è nato. Cioè, capite come funziona l'energia? Certo, quindi è sempre qualcosa che va comunque tenuta in base alla nostra... è una responsabilità, ecco qui di nuovo torna il tema della responsabilità, dell'importanza della responsabilità personale. Nell'amore di coppia è la stessa cosa, no? Due persone si incontrano, si piacciono, ci sono queste farfalle nello stomaco, queste cose strane che accadono, si sposano, vanno avanti 7 anni, benissimo, e dopo cosa succede? Succede che non... un po' per la routine, un po' perché comunque va bene, ci conosciamo, ormai non c'è più nulla di nuovo, eccetera. Finisce quell'ottava dell'innamoramento, matrimonio e le farfalle, e cosa accade? Accade che ne parte un'altra, però non essendoci stato nulla, un'energia nuova che è subentrata, l'ottava va verso il basso. Va verso il basso, continua la sua strada e arriviamo al delitto passionale. Il delitto passionale è l'ottava bassa dell'amore di coppia. Quindi siamo sempre, tra virgolette, ripeto, vittime di questa legge e non ce ne rendiamo conto. Non riusciamo a comprendere perché gli eventi accadono. Ma in realtà gli eventi accadono sempre per un motivo. E non sono sempre gli alieni, a volte sono loro. Non sono sempre gli alieni, a volte sono semplicemente delle leggi. E a parere mio, questo è il momento, e parlo soprattutto per quelli che hanno fatto un lavoro su di sé, un percorso di qualsiasi tipo di lavoro su di sé. A parere mio, questo è il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato, più che di cercare altre cose nuove. Certo. Perché se no, cosa succede? Che siamo ancora una volta fuori. Che continuiamo a rimandare e il problema è sempre all'esterno, non guardiamo mai la nostra responsabilità di tutto ciò che ci succede. E allora la colpa la diamo sempre al governo, la diamo sempre a un virus, la possiamo dare al vicino di casa che esce a camminare piuttosto che a portare fuori il cane 10 volte, ed è sempre lì il problema. E allora va fatto un profondo lavoro su se stessi. Luisella Passafiume, dammi qualche minuto, perché a fra pochissimo c'è la pubblicità. Torniamo in diretta, qui ci sono una serie di bellissime domande e di messaggi arrivati in diretta. E quindi... sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta.
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta. Che sia benedetta la Mannoia, mi piace tantissimo questa canzone. Teniamo in diretta Tiferet, Radio Gamma 5, 23 marzo 2020. Siamo in diretta con Luisella Passafiume, stiamo parlando delle leggi alchemiche, conoscerle per conoscersi. Allora Luisella, ci sei? Sei riuscita un pochino a sorseggiare qualcosa giusto per riprendere il microfono? E perché qui abbiamo i nostri radioascoltatori agguerriti. No, bene. No, consapevoli, sono tutti molto felici. Allora, beh, iniziamo. Ciao Laura, ti sto ascoltando, super trasmissione come sempre. Paolo, grazie Paolo, tua presenza. Allora, beh, qui c'è un bellissimo messaggio. Dario da Montebelluna scrive: Gamma 5 ha la capacità di parlare delle cose giuste al momento giusto. Accendo la radio e sto meglio, una radio alchemica. Grazie Radio Gamma 5, grazie. Grazie a Dario. Allora, poi abbiamo allora Daniel di Piazzola dice: complimenti alla dottoressa e a te, conduttrice della voce profonda e meravigliosa. Mamma mia, grazie, qui ingrasso. Vorrei chiedere a Luisella l'argomento che sta trattando ha qualcosa in comune con lo spazio delle varianti, ovvero il famoso transurfing, e cosa ne pensa a riguardo. Grazie a voi, Daniel di Piazzola. Luisella. Allora, caro Daniel, diciamo che sì, in un certo senso c'è un'affinità. Ci sono ovviamente vari modi di spiegare le cose, che poi alla fine però portano tutti allo stesso risultato. Quindi nel transurfing in effetti c'è questo cambio di vibrazione, per cui se tu riesci a sintonizzarti in una realtà diversa, cambia tutto per te. Quindi sì, c'è qualcosa che accomuna i due argomenti. Diciamo. Sì. Ok, bene. E poi c'è Dario che probabilmente con riferimento alla libertà, lui ha fatto questa espressione e dice: l'importante è non essere libero, ma sentirsi libero. E qui credo che sia il sentirsi libero, appunto, nonostante le circostanze. Anche qui cosa puoi dire? Allora, diciamo che il sentirsi libero infatti non ha nulla a che fare con l'ambiente circostante. Cioè io posso essere in una prigione e sentirmi libero, perché lo sono comunque dentro, ovviamente. Sì. Posso essere, non lo so, ai Caraibi, in una spiaggia meravigliosa, e sentirmi prigioniero. Quindi la libertà giustamente è uno stato dell'essere, non ha nulla a che fare con ciò che è legato fuori, certo. Cioè quello che c'è fuori,
quello che c'è fuori è relativo, perché quello che è fuori è quello che è dentro. Quindi se io mi sento in gabbia perché in questo momento sono chiusa qua dentro, perché comunque dentro di me c'è una chiusura, se no starei bene anche qui, potrei star bene dappertutto. Sì. Quando tu ti fai condizionare dall'esterno, allora sì, in qualche maniera sei vittima di ciò che ti circonda, ma altrimenti sì, potresti essere libero, paradossalmente, da qualsiasi parte. È bellissima questa riflessione, però ripeto, è molto bella, ma è difficile da praticare, perché non è così semplice sentirsi liberi dentro. Perché significa cosa? Non avere più schemi mentali, non avere più attaccamenti, sapere che nulla è tuo, che nulla ti appartiene, che potresti lasciare tutto tra un attimo, è un po' diciamo che è un po' difficile, anche perché, parentesi, mi è venuta in mente una cosa, no? Noi abbiamo così tanta paura di morire, però in realtà alla fine moriremo, quindi non vedo neanche tutta questa paura che dovremmo avere per questa cosa che c'è, perché paradossalmente in ogni caso prima o poi lasceremo il corpo, detta in maniera molto pulita, molto povera, lo sappiamo da quando iniziamo ad avere l'uso della ragione che qui non siamo eterni a livello di corpo, allora perché questa paura? Perché è difficile liberarci da queste cose? Certo, e per coloro che appunto magari si sono addentrati da pochissimo nell'alchimia, e siccome è già un paio di volte che accenni al concetto meraviglioso del fatto che il dentro è il fuori, potresti rivedere un attimino e spiegare appunto che cosa intendi con questo? Perché magari può essere un messaggio strano, un po' ecco, poco... Critico, sì, un po' critico. Sì, sì, sì. È semplice, no? Si dice che l'esterno è riflesso di ciò che sono io, quindi sono io che creo il mondo. Sì. Io creo il mondo, quello che mi circonda. Con che cosa? Attraverso le mie emozioni e i miei pensieri. Il mondo non ha una vita sua, il mondo si muove a seconda delle emozioni che io ho e dei pensieri che faccio. Noi siamo dei grandi creatori, non lo sappiamo questo. E non ne siamo consapevoli, però sappiamo che se usciamo un giorno e siamo un po' in guerra col mondo, 99 su 100 litigheremo con tutti. Oppure se parto al mattino e dico, oggi penso che sarà una giornata di M, in effetti avrò una giornata terribile. Quindi questo cosa significa? Che sono io che in qualche maniera creo l'esterno. Come? Attirando le situazioni che temo innanzitutto. Legge dell'attrazione. Esatto. Due puntate fa. Esatto. E ovviamente attirando anche comunque le cose che mi servono per comprendere. Quindi non è l'altro, si dice, ma è un modo riassuntivo, sì. Si dice che l'altro non esiste. Cioè l'altro non esiste, l'ho creato io. Nel senso, sono io che in qualche maniera l'ho attirato nella mia vita. Certo. Se io non avessi determinate problematiche, avrei tirato qualcuno o qualcos'altro. Certo. Quindi in questo senso l'esterno è il mio interno. Certo. Quindi il discorso che facevamo della responsabilità. Quanta responsabilità ho io in quello che sta accadendo attorno a me? Ma io non sono responsabile di quello che possono decidere i grandi della terra. No, io non sono responsabile, credo, ma in realtà... in fa realtà parte comunque, anche quello. Esatto. Perché? Del momento storico, quindi la coscienza che ognuno ha, esatto, in questo senso. E quindi, come dicevamo prima, il fatto che questa cosa colpisca i polmoni, ovviamente c'è della tristezza in me. Il fatto che... È una cosa bellissima quella che sta accadendo, se riusciamo a vederla in maniera distaccata, senza lasciarci coinvolgere, cosa succede adesso? Succede che la gente cammina rasente i muri, quando si trovano nei condomini, cercano di stare lontani, quando si incrociano, e in giro per negozi, mi dice la gente, cioè proprio, ma è vero, perché alla fine è vero, la gente sta con la testa bassa, non guarda l'altro, non saluta, anzi,
ce l'ha su perché quello non va via con la mascherina, perché quell'altro così, perché c'ha il cane, lo porta, come dicevamo prima, a spasso 20 volte al giorno. Cioè, quanta roba abbiamo dentro? Quant'è che stiamo lì a guardare gli altri? Quant'è che l'altro ci fa paura, ci ha sempre fatto paura? O comunque l'altro era un diverso, perché se non era come noi, era un diverso. E ovviamente queste cose adesso le abbiamo davanti, si sono concretizzate. Quindi a maggior ragione adesso abbiamo paura, perché il mio vicino di casa potrebbe essere l'untore, esatto. Perché non so, la ragazza del supermercato che mi è passata vicino potrebbe avermi attaccato qualcosa, ma alla fine non è la paura che abbiamo sempre avuto. Esatto. Perché abbiamo sempre accettato solo le persone che secondo noi erano uguali a noi, ma gli altri comunque non andavano bene. Esatto. È bellissima questa cosa. È da osservare, da capire, da osservare. Esatto. E quanto anche in questo senso, scusa, un'osservazione che proprio parlavo ieri sera con una persona è quanto intanto questa sorta di senso, ecco, metterci, chiaramente va bene, ok, ci sono degli ausili, ci stanno dicendo delle cose, ok, però quanto dentro di noi si manifesta anche un senso di profondo, anche sentirci profondamente responsabili, magari appunto quel senso di colpa se non facciamo delle cose che è instillato da 2000 anni, per esempio, con la religione cattolica. Il senso di colpa. E poi lo vediamo anche molto presente in testi particolari come può essere I Promessi Sposi o il Decamerone di Boccaccio. Se non vado, era anche lì, c'era profondamente il senso di colpa radicato per cui questi untori, queste persone che potevano creare danno. Quindi lavorare anche su questo, io non voglio dire che all'esterno che non sia così bene, mettiamoci le mascherine, facciamo tutto ciò che a livello legislativo ci dicono, però noi lavoriamo anche su noi stessi, su questa cosa, per cercare di sradicare questo profondo senso di paura, perché ricordiamo che il senso di colpa è uno dei sensi più importanti che poi ci fa veramente profondamente ammalare. Sì, è tutto lungo. Ma anche adesso mentre parlavi riflettevo sul discorso della mascherina, no? Che adesso dobbiamo uscire tutti con questa mascherina, ma quante maschere abbiamo sempre indossato noi? Che non è sbagliato indossare una maschera, io dico sempre chiaro che con magari le persone che non conosco ho una maschera, certo. Chiaro che con i miei familiari ne ho un'altra, nel senso che certo. Mi pongo in maniera diversa, questo va benissimo, però l'ho sempre fatto, cioè se lo faccio in maniera consapevole perché decido di farlo bene, ma in automatico, ma in automatico andrebbe bene, però quante maschere abbiamo sempre indossato, certo. E adesso finalmente ce l'abbiamo. I greci su questo. Questo è, cioè, l'esterno è l'interno, il fatto di, cioè, l'altro non si può toccare adesso, no? Perché non si può toccare, ma quanta paura ho sempre avuto io dell'altro, paura che in qualche maniera mi portasse via qualcosa, mi portasse via il posto di lavoro, mi portasse via gli affetti che ho, mi portasse via l'oro che ho, i soldi che ho, cioè, e passa sempre attraverso una nostra problematica anche esatto. Questo, quindi, che va risolta. Certo. Questo ci hanno avvelenati, sì, certo, perché no? Ci sta, potrebbe essere, però io quanto mi sono avvelenato nella esatto, mia vita, esatto. Cioè, quanto male mi sono fatta, quanto mi sono avvelenata da sola, facendo determinate cose, non facendone altre, sempre per i sensi di colpa, per quello che dicevi tu, Laura. Certo. In questo senso l'esterno è il mio interno. Sì, sì. È per sì. Quello che il vero lavoro su di sé non si può fare fuori. Come dicevamo prima, non riuscirò mai a combattere l'esterno, devo trasformare me stesso. Certo, concordo. Devo sì. Appunto passare a un'ottava superiore. Sì. Come diceva giustamente Daniel prima, no? Che parlava di transurfing, quindi in una linea diversa, cioè devo alzarmi, devo avere una visione diversa, un sentire diverso. È fondamentale. Allora, Roberto da Padova scrive un lungo messaggio che è molto dobbiamo ben ragionarci, anzi ci ragioni un bel po', Luisella. Allora dice: ciao Laura e Luisella, ascoltando mi accorgo come i percorsi, le letture e gli studi di ognuno di noi
portano ad avere opinioni diverse sui termini e sulle visioni d'insieme, sull'essere umano e sul significato della vita. Secondo me non esistono energie basse, in quanto il concetto di energia non è scindibile. Questo lo dico non per fare polemica, ma osservo come i percorsi possono essere diversi. Poi sostiene: concordo sul concetto di trasformazione. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo tempo così particolare è prezioso e non va sprecato. Nulla avviene per caso. Meditiamo, appunto, Roberto da Padova. Allora, a questo, diciamo, spunto sul discorso delle energie basse, lui dice non è in quanto il concetto, che cosa possiamo rispondere, Luisella? Beh, allora, giustamente ognuno ha il suo modo di vedere le cose e anche di interpretarle. Sì. Il fatto che un'energia sia definita di bassa vibrazione non significa che è un'energia cattiva, non c'entra niente, cioè non è che perché è di bassa vibrazione è qualcosa che non va bene, è semplicemente un modo di classificare l'energia. L'energia alla fine che cos'è? Anche tu Roberto, che cos'è l'energia? L'energia è semplicemente una capacità, la capacità dell'universo di manifestarsi in infinite forme. Quindi c'è un'energia leggera, che potrebbe essere l'aria, un'energia più pesante, che potrebbe essere quella che ha creato una pietra. Però vengono entrambe dall'universo, da Dio, o chiamiamolo come vogliamo, da quel principio creatore. Ecco, non vorrei che fosse fraintesa la cosa, cioè non è che un'energia, ripeto, non è che un'energia bassa è un'energia brutta o è un'energia cattiva, è semplicemente un'energia che ha una vibrazione più pesante. È indubbio che il ghiaccio è più pesante della, cioè, l'idea del ghiaccio e l'idea della nebbia, cioè, ti fanno vedere che ovviamente sono due manifestazioni della stessa energia, però. Certo. Non so se mi sono spiegata. Certo. Perché poi cosa succede? Succede un'altra cosa che è interessante, ripeto, io parlo sempre dal punto di vista alchemico, quindi di trasformazione. Sì. Però cosa succede? Parlavamo prima di pietà e di compassione, ad esempio. Non posso provare compassione se non ho provato pietà. Facciamo un esempio più semplice che forse riusciamo a capire meglio. Non posso amare se non ho odiato. Non posso, perché devo aver conosciuto l'odio, quindi devo aver conosciuto la notte, sì, per poter desiderare il giorno, okay, la luce. Questo non significa che il buio o la notte sono cattivi. In alchimia non c'è una cosa buona e una cosa cattiva. Perché questo è un giudizio. Esatto, questa è la mente, no? La mente codifica giusto, sbagliato, bello, brutto. Sì. No, in alchimia non si ragiona così. Se una cosa ha una densità, cioè una vibrazione più bassa, e io voglio ottenere qualcos'altro, quindi dal piombo l'oro devo per forza lavorarci. Ma non significa che il piombo è negativo, anzi, perché se io non avessi piombo non potrei avere oro. Quindi se io non avessi le emozioni di bassa vibrazione non potrei trasformarle in emozioni di vibrazioni superiori. Più alta, perfetto. E poi allora abbiamo... ciao amiche mie, la legge di gravità è stata scoperta da uno, tra virgolette, che conosceva bene la legge dell'ottava. Un abbraccio all'ospite Francesco. E poi continua lui, bellissimo argomento, troppo poco trattato. Anche i colori appartengono alla legge dell'ottava, ci dice. Esatto. Ah, ecco, Francesco è uno studioso, sai, di alchimia, di crescita personale. Lo conosciamo, lui ci chiama da Cagliari. Sì, Francesco. Sì. Ciao.
Ciao carissimo. Quindi sì, anche i colori appartengono alla legge dell'ottava. In questo senso, che cosa possiamo dire? Ma anche il chakra, se vogliamo vedere. Quindi, visto che parliamo di colori, possiamo parlare un attimo anche di chakra, no? Perché comunque i chakra sono legati a dei colori specifici. Sì. Quindi ci sono dei colori che hanno delle vibrazioni più basse e dei colori che hanno delle vibrazioni più alte. Il rosso è sicuramente una vibrazione più bassa rispetto all'indaco, ad esempio. Però questo non significa che l'uno vada bene e l'altro no. È semplicemente una trasformazione, come ripeto, nel chakra. Se noi osserviamo il chakra, i primi tre chakra sono legati alla parte più, diciamo, terrena dell'essere umano, no? Sì. Il primo chakra, il sostentamento, il secondo chakra, il chakra sessuale, il terzo chakra, quello del potere. Poi il quarto è quello dell'apertura del cuore, quindi c'è anche qui la legge dell'ottava, cioè si cambia vibrazione quando si arriva al quarto chakra. E così il quinto, il sesto e poi il settimo, che è quello che ci connette a Dio. Quindi tutto ha questa diversità di vibrazione. Perfetto. E poi lui ricorda ancora che nella storia, i più grandi della storia, Da Vinci, il Vasari, Cartesio, Dante, il De Granda di Bilgen, erano tutti profondi conoscitori dell'ottava e soprattutto il povero Giordano Bruno. Certo. E poi lo spunto è questo, dice che il diavolo di Gurdjieff è lo stesso di Cristo nel deserto. Poi dice, si confessa, amiche, non ho fatto gli esercizi, ma ricordo la scorsa bellissima puntata. Ma non si può, gli esercizi vanno fatti. Ti tiriamo le orecchie, Francesco, è perché sei troppo distante. Esatto, però guarda che magari capiterò dalle tue parti, stai attento. Capitiamo in due guerriere. E ti interroghiamo. Esatto, ma ecco, ben venga, infatti lui ci ricorda i grandi della storia, soprattutto Giordano Bruno, che appunto erano personaggi profondamente alchemici, conoscevano l'alchimia nelle sue pieghe profonde. Allora, vediamo un altro messaggio, abbiamo praticamente pochissimo tempo, siamo in chiusa, c'è anche una telefonata, che cosa facciamo? Sì, per me va bene. Proviamo la telefonata, pronto? Pronto? 700-838, buonasera. Pronto? Caduta la linea, niente, forse non l'ho fatto in tempo. Era un'ottava bassa. era un'ottava bassa, dici? È caduta l'ottava. E poi Luisa scrive, mi associo a quello che ha detto Dario, Giordano Bruno si sentiva comunque libero. Sì, è vero, quella frase sul discorso che non è importante essere liberi, ma sentirsi liberi dentro, e che poi appunto hai commentato. E poi scrive, beh cara, grazie di esserci meravigliose creature, in questo periodo la vostra presenza è fondamentale, Luisa. Oh mamma mia, grazie Luisa, e grazie a Radio Gamma 5, dico, e grazie a Luisella. Allora qui poi c'è, mi scrive Ari e dice... Gli esercizi dell'essere presente me li sta insegnando Sandro, il mio ragazzo, che fa meditazione da quando era piccolo. Ho incominciato quando mi ha dato il primo bacio e mi ha detto se quando bacio io sono presente. Io l'ho guardato e gli ho detto che non era la prima volta che baciavo lui. Mentre mi baci, quindi lui ha detto, mentre mi baci, ascolta il respiro, il cuore, il mio corpo. Ho provato a farlo e wow, che sensazioni! Ecco, possiamo anche rivederlo in questo, da questo punto di vista. Mi piace questo esercizio, lo darò agli allievi, mi piace. Ecco, è molto... Grazie per lo spunto. Infatti, in realtà, sarebbe fondamentale, come dire, abbracciare la persona, essere presente, baciare una persona ed essere presente, vuol dire che sei esattamente in quel momento per lei, e quindi esatto. È la cosa meravigliosa. Che ci sei,
significa che in quel momento ci sei ed è, sarebbe importante in effetti. E Roberto ti scrive, ti risponde, scrive: grazie Luisella per la risposta. Roberto è quello che diceva sul discorso dell'energia, che diceva le energie basse, no? Che hai risposto. Dice: certo. Personalmente non parto da un concetto di creazione divina, penso che l'universo contenga e sia contemporaneamente il tutto. Mm-hmm. Credo nell'eterno presente, quindi nell'esistenza dell'universo senza un'origine, che presuppone un nulla che non può esistere. Non credo nell'esistenza di forze demoniache, ma penso che tutto ciò che esiste c'è perché è parte del tutto. Sì, Roberto da Padova, sì. I demoni in realtà sono le parti oscure, ma io le vedo sotto il punto di vista, per esempio, di Jung, ciò che noi mettiamo, come dire, che non vogliamo vedere, le parti nascoste di noi stessi, sono quelli un po' i demoni, almeno per me. Luisella? Sono perfettamente d'accordo, nel senso che sono sempre parti nostre, che magari possiamo anche proiettare fuori. Esattamente, dobbiamo stare attenti a questo, alle proiezioni all'esterno. Esatto, perché in effetti siamo dei grandissimi creatori, quindi possiamo anche creare determinate cose, però in realtà fanno sempre parte di noi, quindi alla fine, se poi non facciamo risonanza con loro, queste cose si sciolgono da sole, ecco, quindi sì. Esatto. Esattamente, poi dopo ovviamente ognuno dà la sua interpretazione per quanto riguarda chi e cosa regge l'universo, però a parere mio, da quello che almeno ho potuto vedere io, alla fine i discorsi sono ovviamente fatti in lingue diverse, anche se magari intendo italiano, ma ognuno nel suo modo, però alla fine portano tutti quanti lì. Alla luce, al principio creatore, all'universo, al fatto che ci sia uno, però sono tutte cose, ripeto, molto belle, ma difficili da attuare perché noi abbiamo una mente duale, quindi noi inevitabilmente tendiamo a dividere sempre, questa è la grande difficoltà, certo. Perché? Perché la mente è strutturata così, infatti. Ha due emisferi, c'è poco da fare, quindi strutturalmente siamo portati a pensare così. Invece l'importante è cercare di integrare, di accettare, esatto. L'integrazione, perché basta che osserviamo la natura, questa integrazione è presente ovunque, no? Ma ad esempio in alchimia si dice si lavora per costruire il corpo dell'anima o il corpo di gloria, sì. Cosa significa? Per non essere più vittime della macchina biologica, quindi non essere più solo nella mente, ma rendersi conto che siamo un'anima. Certo. Chiaro che se ti rendi conto che sei un'anima, vedi tutto ciò che accade in una luce diversa e vedi che tutto è perfetto, perché in realtà è perfetto. Esatto. Ripeto, questo momento serviva, non è capitato a caso. Questa puntata non è capitata a caso, esatto, come no. Alcuni nostri radioascoltatori ci hanno ben fatto presente. No. E quando cominciamo a osservare queste incredibili sincronicità della vita, cominciamo forse a, come dire, a stupirci, come lo sguardo di un bimbo che vede la prima volta un cagnolino o qualsiasi cosa che magari per lui è estraneo. E questo stupore è quello che secondo me si avverte proprio quando nel momento si incontra questa vita che è incredibilmente perfetta. È perfetta, siamo solamente noi che molte volte purtroppo siamo nella mente e la giudichiamo. Ma allora adesso abbiamo capito con Luisella che questa è l'ottava bassa, il giudizio l'ottava bassa. Abbiamo la capacità di accettarla, dobbiamo riuscire a accettarla e portarla ad un'altra vibrazione. Portiamola all'ottava alta. E questo è quello che siamo chiamati a fare in questo periodo, e quindi secondo me di tempo ne avremo ancora un po', sì. E io vi auguro veramente con tutto il cuore di riuscire a portare a termine questa missione, perché alla fine è una missione che abbiamo, non ce ne rendiamo conto, però riuscire a comprendere le nostre paure e trasformarle è una grande vittoria, è una cosa, è il motivo per cui ci siamo incarnati e per cui ci siamo incarnati in questo periodo in cui sta accadendo questa cosa. Quindi quelli che
sono qui adesso, per dire il mio, sono tutti guerrieri, o quantomeno tutti potenziali guerrieri, però dobbiamo lavorarci. Benissimo, allora come potenziali guerrieri, io dico anche questi potenziali guerrieri, ricordo il libro di Luisella Passafiume, Dall'acqua al fuoco, un libro che ci può aiutare molto in questo senso, e capire quali sono le leggi alchemiche per conoscerle e per conoscersi. Grazie davvero Luisella, noi abbiamo un altro appuntamento, chissà in quale circostanza avremo modo di stare in quella puntata. Grazie davvero, un abbraccio. Grazie a te e a tutti voi che mi avete ascoltato. Grazie. Buonasera, un abbraccio. Grazie, ciao. Cara, buona serata. E allora io chiudo con, c'erano altri messaggi, però purtroppo cominciavano ad essere veramente molto lunghi i discorsi e praticamente ho sforato la trasmissione. Chiudo questa con la poesia di Robbie L'Alpin, Ossigeno. Nel silenzio c'è una vibrazione che segue il ritmo dell'amore. Nel silenzio c'è una voce che mi sussurra pace. Nel silenzio c'è un sentiero che profuma di fiori di ciliegio. Nel silenzio c'è il volo di una rondine ed io mi sento più allegro. Nel silenzio c'è il soffio caldo del vento che respira assieme a me l'ossigeno del cambiamento. Un abbraccio da Robbie L'Alpin. Grazie. E chiudo questa trasmissione, passo la serata alla regia, alla compagnia di il nostro Gennarino con la sua cara compagna. Io vi ringrazio, grazie davvero a tutti. Io ricordo che questa trasmissione sarà, come tutte le altre, inserita nel podcast e potrà essere ascoltata nel sito www.lastoriavariscritta.it. Per tutti coloro che anche volessero, magari io lo dico così un po' velocemente fra le righe, c'è la possibilità il martedì e il giovedì di sintonizzarsi attraverso una finestra virtuale, che è attraverso Zoom, quindi un programma che si può scaricare, e magari fare il corso di astrologia, se qualcuno fosse interessato. Prendete questa indicazione, che è Silvio Grand, e lui appunto fa questo corso di astrologia, per cui è la possibilità di trascorrere un'ora assieme in questa piattaforma virtuale, che è una stanza in cui ci si vede e si possono fare le domande. In questo periodo, secondo me, è un qualcosa di diverso anche per poter imparare in linea, anche come sapete l'astrologia è qualcosa che mi piace molto e che quindi sto cercando anche di portare avanti qui con Tiferet. Grazie davvero per tutti i vostri interventi, per coloro che hanno ascoltato. Noi ci sentiamo fra 15 giorni, un caldo abbraccio e viva Radio Gamma 5, buona serata, buona continuazione a tutti. Day is night.